Ciao e bentornati sul nostro canale. Leggiamo il messaggio della Santissima Vergine Maria a Lourdes de Maria. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. 13 agosto 2023. Amati figli del mio cuore immacolato, vi benedico, vi amo, voi siete i miei figli. Io vengo nuovamente davanti a ciascuno di voi, davanti all'umanità per darvi il miele del mio amore materno. Vengo a guidarvi verso il mio divin figlio. Vengo a svegliarvi dalla sonnolenza con la quale osservate quanto sta accadendo, sapendo che il perno della vita spirituale è il mio divin figlio, e che senza il mio divin figlio voi non siete nulla, e lo sapete. Vi invito a prendere l'iniziativa, come figli del mio divin figlio, di pregare in unità, con fede e con abbandono alla volontà del Padre. L'umanità, dominata da quanto raggiunge il suo inconscio, sta venendo vinta da un sistema che ha una meta, che è il potere sui valori morali, per indebolire ogni essere umano. Di aberrazione in aberrazione, di sacrilegio in sacrilegio, di caduta in caduta, l'umanità si sta avvicinando a vivere la propria purificazione. In mezzo a malattie, a nuove disposizioni per spostarsi da un paese all'altro, in mezzo a continue contese e a continui attacchi tra paesi, la guerra prenderà rilevanza e scoppierà. Pregate, figli miei, pregate. La guerra la considerate lontana, ma non è lontana. Pregate, figli miei, pregate per la Francia, pregate per l'Africa, è necessario. Pregate, figli miei, pregate per il Medio Oriente, è necessaria la preghiera. Pregate, figli miei, pregate per l'umanità. Amatissimi del mio cuore immacolato, la terza guerra avverrà a causa della ribellione, a causa della mancanza di conversione dell'umanità e a causa del rifiuto verso il mio divin figlio. Abbiate la certezza di trovarvi sul rettilineo finale del compimento delle mie profezie. Senza aspettare, senza indugio, convertitevi ora, figli miei. L'oscurità sta coprendo la terra, sta spegnendo le menti, sta indurendo i cuori, sta facendo alzare le voci contro il mio divin figlio, sta dividendo i membri delle famiglie e li sta allontanando da Dio. L'oscurità è quella del demonio. Ad alcuni dei miei figli è arrivata prima e se ne è impossessata, ha congelato i loro sentimenti, li ha svuotati dell'amore e li ha invasi con interessi di ogni tipo. Il mio amato angelo di pace aiuterà coloro che gli chiederanno di abbattere il demonio, di farlo uscire dalle persone con il cuore di pietra, invaso da interessi materialistici ed estranei al vivere secondo la volontà del mio divin figlio. È un'oscurità spirituale, che sta avanzando insieme allo scoraggiamento, all'inganno e che riverbera dalle persone prive di Dio. Pregate per l'arrivo dell'amato angelo di pace. Pregate per voi, resto fedele. Pentitevi, riparate, pregate. Vi benedico con il mio amore. Conversione, figli miei, conversione. Mamma Maria. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Commento di Lourdes de Maria. Fratelli, la nostra Madre Santissima ci invita ad aprire la mente e il pensiero per evitarci di cadere nell'oscurità di chi, occupato negli interessi mondani, ha relegato Dio al secondo posto. La nostra vita è Cristo, la nostra volontà gli deve appartenere e noi dobbiamo procedere con questa certezza, cosicché gli interessi mondani non superino il volere divino. Nella consapevolezza di essere creature di Dio, per prima cosa dobbiamo glorificare Dio e rendergli grazie per il suo amore. Nostra Madre insiste riguardo alla conversione, perché il momento è urgente.
Sono molti quelli che non credono e nostra madre ci avverte nuovamente del pericolo in cui ci troviamo come umanità, di fronte alla temuta Terza Guerra Mondiale. Ci chiede di pregare, perché la preghiera ottiene quello che le parole non riescono ad ottenere, anche quando sono molto sapienti. Ci chiede di pregare perché questo è ciò che fanno gli umili e i semplici di cuore. Fratelli, obbedendo all'appello di nostra madre. Madre Santissima che ci guardi dall'alto e vedi l'ingratitudine di questi tuoi figli, non desistere e chiamaci tutte le volte che sarà necessario. Madre, tesoro del cielo, luce dell'umanità, dammi la forza di alzarmi quando cadrò lungo il cammino. Tu sai che, nel mio intimo, io non voglio separarmi da te. Ti prego, Madre misericordiosa, di insegnarmi a vivere e a scoprire che ciò che conta è vivere a somiglianza del tuo divin figlio, senza timori per il domani, perché anche domani tu sarai al mio fianco. Tu mi fornisci una nuova rinascita, una nuova opportunità per migliorare. Insegnami ad essere umile, affinché tuo figlio mi riconosca. Dammi la tua luce, madre, che illumina tutto quello che tocca. Io non voglio brillare davanti al mondo, ma desidero che la tua luce mi dia la saggezza per amare i miei simili e per saper perdonare come fai tu. Benedicimi, madre, perché io possa continuare a vivere. E tenendomi per mano conducimi a Gesù. Amen. Grazie per averci seguito. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.